Ciao tifosi, è giunto al termine il calciomercato, quindi è arrivato il momento di dare un giudizio a come si è mosso il City Group. Ebbene, sicuramente si tratta di un calciomercato di altissimo livello che pone la squadra di Corini tra le principali pretendenti alla salita diretta in Serie A. Ora sta a Corini gestire i nuovi giocatori e a capire effettivamente chi possa giocare tra i titolari. Sono stati fatti ben 10 acquisti e mezzo, il mezzo ve lo spiegherò a breve, e 10 cessioni. Detto questo, io parto subito dalle cessioni. Manuel Peretti, a titolo definitivo alla Recanatese. Un giocatore che con noi, diciamo che si è messo un po' in mostra in Serie D, un po' in Serie C, ma sicuramente in Serie B non avrebbe trovato spazio, quindi giusto che se ne sia andato. Mladen Devetak in prestito all'NK Istra. Terzino che era stato preso con la vecchia gestione, quindi ancora prima che arrivasse il City Group, non ha mai convinto il mister. Abbiamo avuto poco modo di vederlo all'opera, quindi pazienza, in bocca al lupo per lui. Samuele Massolo, a titolo definitivo al Vicenza. Portiere che sicuramente rimarrà nei nostri cuori per ciò che ci ha dato nei playoff che ci hanno permesso di arrivare in questa categoria, quindi la Serie B. Peccato che non ha mai trovato spazio, secondo me è un portiere che comunque aveva del potenziale, ma Piacelli non gli ha lasciato veramente spazio, quindi a questo punto meglio per lui. Continua a giocare in un'altra squadra. E spero che la sua carriera comunque prosegua in maniera positiva. Giovanni Grotta, in prestito alla Sanremese. Ragazzo che penso venga dalla Primavera, non ho niente da dire, è in prestito, quindi crescerà ancora e vedremo cosa succederà in futuro. Giuseppe Fella, in prestito a Latina. Questo è un giocatore che sappiamo tutti è arrivato con tante aspettative in Serie C. Non le ha dimostrate, non ha saputo dimostrare alla tifoseria il suo valore, doveva essere uno degli attaccanti più forti di quella categoria. Invece ha partecipato, per carità, alla nostra salita in Serie B, soprattutto con quel gol in rovesciata che ha fatto esplodere il Barbera, ma per il resto poca roba. Quindi è andato in prestito, però secondo me in futuro, insomma, difficilmente riuscirà a trovare nuovamente spazio. Giacomo Corona, in prestito all'Empoli. Ragazzo che sembra avere del potenziale, lo abbiamo visto anche durante questo ritiro, però deve ancora crescere, deve ancora maturare, quindi è andato in prestito all'Empoli, forse, se non ricordo male, col diritto di riscatto, un po' come era stato fatto in precedenza andando in prestito al Torino, che in quel caso non l'aveva riscattato. Vedremo cosa succederà ad Empoli. Jeremy Bro, in prestito al Südtirol. Torna ancora una volta a Südtirol in prestito. Questa volta però è prestito secco, non è con diritto di riscatto. Un giocatore che a me piace, purtroppo però Corini secondo me non lo fa giocare come dovrebbe. Lui secondo me è bravo a inserirsi, a sfruttare la sua dinamicità negli inserimenti, non veniva sfruttata granché dal mister, quindi avrebbe giocato poco. Andrea Silipo, a titolo definitivo al Monterosi, ragazzo di cui i tifosi rosanero stravedevano, perché ha fatto vedere delle magie che ricordavano Dybala e quindi era un giocatore che era entrato nei cuori dei tifosi. Purtroppo però si è dimostrato essere discontinuo e spesso egoista perché voleva avere la palla tutta per sé e secondo me è stata anche una cattiva gestione degli allenatori che lo hanno avuto perché lo facevano entrare tipo nei minuti finali per fargli fare quella giocata che avrebbe magari spaccato la partita e quindi lui a tutti i costi cercava la conclusione da fuori. Un ragazzo che sicuramente ha del talento, è un fiore pronto a sbocciare, tutto sta a lui e alla sua mentalità. Quindi anche a lui gli auguro buona fortuna. Dario Saric in prestito in Turchia all'Antalyaspor. Questo è un giocatore che abbiamo pagato tanto, doveva essere uno dei giocatori più importanti della scorsa stagione, purtroppo invece è stata una delle più cocenti delusioni. Un centrocampista che non sembrava né carne né pesce,
è che non ha mai influito più di tanto al gioco della squadra rosanero. Quest'anno sono arrivati anche altri giocatori ancora più forti, per lui lo spazio incominciava ad essere abbastanza risicato. Giusto che sia partito, perché comunque non ha dimostrato granché con la nostra squadra, va in prestito lì, se non erro è con diritto di riscatto, e vedremo poi in futuro cosa succederà. Samuele Damiani in prestito alla Juventus Next Gen. Questo secondo me è un giocatore che Corini non apprezza più di tanto, addirittura durante il ritiro l'ha fatto giocare a un certo punto fuori ruolo come esterno. Un giocatore che secondo me anche lui è bravo, cioè comunque poteva essere un vice Stulaz volendo, però Corini si vede che insomma non lo apprezza più di tanto. Edoardo Lancini, fine contratto, poco da dire, un giocatore che in Serie D faceva la differenza. Ma saliti in Serie C si è cominciato a vedere, insomma, che lui faticava a marcare l'uomo, era troppo macchinoso. Roberto Crivello, risoluzione contrattuale. E io sono d'accordo perché è un giocatore che non, insomma, era stato mandato in prestito, è tornato, ma insomma, in Serie D si notava la differenza, ma poi c'è stata una sorta di calo di questo giocatore che quando entrava in corso d'opera come terzino sinistro non rendeva granché, quindi è giusto che sia stata fatta questa scelta. Adesso però andiamo agli acquisti, quelli che ci interessano maggiormente. Fabio Lucioni, a titolo definitivo, da Lecce. Ci prendiamo un difensore con una grandissima esperienza, gran carisma e che già è il leader della nostra retroguardia. È un giocatore che sicuramente ha dato una marcia in più alla squadra rossonero e uno degli acquisti migliori fatti, a parer mio, dal City Group. Alyosha Vasic, a titolo definitivo, dal Padova. Ragazzo di cui si parla un gran bene e durante il ritiro ha dimostrato di essere bravo con gli inserimenti in fase offensiva. Purtroppo Corini lo fa giocare un po' troppo dietro. Speriamo che col tempo riesca a farlo giocare un po' più avanti per mettere in risalto le sue potenzialità. Perché secondo me questo ragazzo può veramente sbocciare, ha delle potenzialità anche a livello tecnico, sembra molto bravo. Spero che in futuro dimostri il suo valore. Leonardo Mancuso, in prestito dal Monza. Ora le questioni sono diritto con obbligo, non entro nello specifico. Comunque, un attaccante che in teoria dovrebbe essere di sicuro valore. Ultimamente ha perso appeal, prima era un attaccante beh, più in voga, ha perso un po' smalto. Comunque parliamo di un attaccante che sa cosa significa giocare in questa categoria e che può dare una gran mano a Brunori, può essere anche un'alternativa. Questo poi dipenderà anche da come lo schiererà Corini. Comunque anche questo è un acquisto che dovrebbe dare un valore aggiunto alla squadra. Pietro Ceccaroni, a titolo definitivo dal Venezia. Altro acquisto in fase difensiva, da adesso giocherei con Lucioni e Ceccaroni, due giocatori che conoscono benissimo la Serie B. Certo, devono magari giocare assieme e creare affiatamento tra loro. Comunque, già ha dimostrato di essere un giocatore che si mette a disposizione della squadra. Ha giocato fuori ruolo come terzino sinistro e lo ha fatto anche bene. Roberto Insigne, a titolo definitivo dal Frosinone. Lui è il fratello del più famoso Lorenzo Insigne, conosce benissimo la categoria, ha giocato in squadre importanti per quanto riguarda la Serie B e adesso lo prende il Palermo. Ancora non ha dimostrato il suo valore perché per il momento è uno degli acquisti, se non forse l'acquisto, che sta convincendo meno. Spero che abbia modo di riscattarsi durante la stagione. Sebastiano De Blanche, a titolo definitivo dal Vicenza. Colpo in prospettiva, un portiere che ha vinto anche il premio come guanto d'oro per quanto riguarda i mondiali under 20. Un giocatore che secondo me insomma, ha delle grandissime potenzialità. Sicuramente dovrà trovare il suo spazio. Non è un portiere che può stare in panchina tutta la stagione. Spero di vederlo in campo in qualche partita, se lo merita. Christopher Lund, a titolo definitivo dall'Aken. Erano andati via perché era finito il prestito Sala,
Masciangelo, sulla sinistra avevamo il solo Aurelio, che si era addirittura fatto male e quindi Ceccaroni ha dovuto adattarsi a questo ruolo. Arriva dopo tanti nomi che si erano fatti, Corrado, dichiara che però era legato alla situazione della regina e quindi l'operazione che rimaneva bloccata. Insomma, si è perso un po' tempo per cercare il terzino sinistro. È arrivato, è un giocatore giovane, è stato già convocato dalla nazionale statunitense perché ha il doppio passaporto, però già ha dimostrato di essere un giocatore comunque che si propone, sembra avere una discreta tecnica, anche a livello difensivo non mi è dispiaciuto, aspetto di vedere i suoi cross. Comunque un terzino, certo, è rischioso andare ad affrontare un'intera stagione con due giocatori giovani. Non ce n'è manco uno di esperienza da quella parte. Comunque, vedremo durante la stagione come si comporterà. Liam Anderson in prestito con opzione di riscatto e obbligo dall'Empoli. Anche qui non entro nello specifico dell'operazione, ma si tratta, secondo me, di un giocatore di assoluto valore. Ha giocato all'Empoli, comunque ha masticato spesso la Serie A e anche la Serie B. Un giocatore che Corini conosce, come anche conosce, non l'ho detto, Lucioni, perché lo ha allenato in passato. E quindi Anderson già è entrato contro la Reggiana e ha dimostrato di avere tanta voglia, tanta fame, si muove tanto, forse un tantino falloso, però sembra avere anche un bel piedino e anche a livello di inserimenti sembra muoversi bene. Quindi un giocatore che potrebbe diventare uno dei nuovi titolari. Federico Di Francesco, Lecce a titolo definitivo. Questo forse è il colpo più clamoroso del City Group, perché si tratta di un giocatore che giocava in Serie A, ha anche segnato da subentrante nella stagione che è appena iniziata, della Serie A naturalmente, forse si è stancato di stare in panchina e ha accettato clamorosamente di scendere di categoria per abbracciare il progetto rosanero. Quindi un giocatore che può fare, secondo me, tanto la differenza in questa Serie B, quindi spero che Corini lo sappia gestire al meglio. Mamadou Koulibaly dalla Salernitana, prestito con diritto di riscatto. Lui è arrivato un po' a sorpresa, non se ne parlava. Viene dalla Salernitana, un giocatore molto fisico, molto imponente, un giocatore che ci mancava a centrocampo per dir la verità, quindi ci potrà dare il suo contributo. Infine, Patrick Peda a titolo definitivo dalla Spal, e questo è il mezzo acquisto di cui vi parlavo, perché è un giocatore che abbiamo acquistato, ma è rimasto in prestito alla Spal. Rimarrà lì, è un giocatore giovane, crescerà e poi arriverà al Palermo. Questi sono i movimenti della squadra rosanero tra entrate e uscite. Un calciomercato secondo me ottimo. Probabilmente rimane una lacuna, il terzino destro. Io avrei preso qualcuno perché Mateju in queste prime partite sta faticando a marcare gli uomini, viene quasi sempre saltato e non possiamo assolutamente permetterci questo. Quindi io sinceramente un sostituto di Matteo l'avrei preso, non è stato preso. Pazienza, probabilmente in quel caso il mercato sarebbe stato da 10. Io per esempio avrei preso anche un Vice Stulaz, visto che un altro regista il Palermo non ce l'ha, anche se Corini è convinto che possa essere Gomez. Quindi il mio voto complessivo al calciomercato del Palermo è un 8,5. Fatemi sapere giù nei commenti cosa ne pensate di questo calciomercato. Voi che voto gli avreste dato? Lasciate un mi piace al video per supportarmi, iscrivetevi se ancora non l'avete fatto. E a questo punto io vi rimando al mio prossimo video. Sempre Forza Palermo. Ciao tifosi!